Ed eccoci qua, ci siamo cambiati d'abito. Io oggi ho scelto di indossare la camicia e non sushi pony, la camicia accompagnata da Sugosu. Questo è molto prezioso, intanto l'ha realizzato zia Silvia e quindi un caro abbraccio virtuale che arrivi sin lassù. E poi perché il tessuto l'aveva acquistato mio nonno in Francia all'inizio del secolo scorso. Ed era un tessuto talmente prezioso che zio Valentino Vilia, il babbo di Fernando, di zio Fernando, lo voleva. Ed erano quasi diventati, era nato quasi un astio, perché mio nonno naturalmente non gliel'aveva voluto cedere. Ne aveva capito il valore zio Valentino, perché era un grande intenditore. E ho scelto di utilizzare la camicia perché mi piace di più, perché è chiara, che sicuramente una volta si usava coprirla con sushi pony, che invece è la giacca chiusa, quella preziosa delle feste. Ma in merito all'abito ci sono molte informazioni incerte, e probabilmente per via del fatto che le camicie avessero dei preziosi ricami e pizzi, è presumibile che anch'esse venissero utilizzate nei giorni di festa, magari la sushi pony nel periodo invernale, la camicia in quello estivo, non si sa. Io però più volte ho intervistato il fratello di mia nonna, zio Modesto, e lui tante volte mi ha ripetuto questo, che durante la festa di San Michele, quando si correva in palio ad Estrizzili, all'inizio del secolo scorso, quindi negli anni 30 del secolo scorso, lui ricorda sino agli anni 33 che le donne partecipassero con i costumi e che questi costumi, queste camicie fossero ricche di un grande pizzo. E purtroppo niente di tutto ciò ci è pervenuto. E comunque oggi ho deciso di utilizzare questo abito e ve l'ho raccontato. Ora raggiungerò Mario e degli amici e poi vi racconterò tutte le altre curiosità. Intanto vi saluto e a Sibirisanus.